Ciao Mai, ciao amore, ciao, ciao. Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come sempre mi vedete super carica, ma oggi lo sono particolarmente. Un contrasto di emozioni, carica, contenta e un po' stressata. Perché stressata? Perché ho avuto la brillante idea di andare in un mega centro commerciale di Bologna la domenica pomeriggio. Quindi potete immaginare quanto tempo io ci abbia messo per fare shopping, tornare a casa, insomma è stata abbastanza impegnativa, però sono molto felice perché sono riuscita a comprare qualcosina, zan zan zan, dal Primark. Non fatevi illudere dalla mega borsona che mi hanno dato, perché ho preso giusto due o tre cosine, ma comunque sono riuscita a spendere anche oggi, ovviamente. In realtà ho preso poche cosine perché, spoiler, ho fatto un nuovo ordine su Shein, quindi presto uscirà LOL qui su YouTube. Per questo, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, così non vi perdete il video haul del mio nuovo ordine che ho fatto pochissimo tempo fa, dato che ho visto che è uno dei video più richiesti e più apprezzati. Quindi bando alle ciance, non ci perdiamo in chiacchiere e partiamo subito con questo haul di Primark. Prima cosa che ho comprato è questo maglione grigio scuro sbracciato, tipo in similana, non sarà mai lana ma sarà poliestere, con una trama un po', sembra un po' intrecciata, la classica trama da maglione, diciamo. Mi è piaciuto molto perché è super morbido, nonostante immagino che non sia uno dei tessuti migliori del mondo. Ha questo spacco sul finale, quindi è molto carino, e ho preso un XL. Perché ho preso un XL? Perché è già molto lungo come modello e questo maglione appunto me lo sono immaginato da utilizzare tipo vestito, con magari una calza sotto. Secondo me fa la sua figura. Me lo sono provato un po' al volo in mezzo al marasma di persone, perché non c'è dubbio che io la domenica mi metta a fare la fila per i camerini, no way, quindi non ho benissimo visto come andrà indossato, quindi insomma sarà un po' una sorpresa anche per me. E adesso lo andiamo subito a provare. Mi piace tantissimo, allora l'effetto è molto oversize ovviamente, ma come vi dicevo l'avevo fatta apposta perché appunto mi piace questo effetto vestitino, come vedete alla fine è molto lungo e basta metterci sotto un pantaloncino ed è perfetto, non si rischia di che si veda niente. Comunque mi piace tantissimo con l'outfit che avevo immaginato, quindi con una magliettina, maniche lunghe, in questo caso tre quarti perché non avevo altro, e le calze, gambaletto, e per me è un super outfit autunnale. Si potrebbe provare anche tipo con una cintura in vita, però a me piace anche così, svolazzante, molto easy, molto tranquillo. Mi piace il tessuto che oltre ad essere molto morbido, come vi dicevo prima, mi sembra anche molto caldo, quindi top ragazzi, top. Comunque vedete, se alzo le mani comunque ho il pantaloncino sotto, quindi non si vede niente, perfetto, bellissimo. Secondo oggetto che ho preso da Primark sono questi stivali, che diciamo sono super mainstream, però vi dico, mi piacciono molto perché non sono estremamente alti e anche la suola non è troppo a carro armato. Mi piace molto, in più in caviglia sono molto stretti, che è una cosa che a me piace particolarmente perché io adoro la mia caviglia e il mio polpaccio, quindi diciamo che questo me lo sono provato e ho detto, ah però bello, risalta proprio la caviglia, quindi ho detto top, lo compriamo. Da davanti sono così, ma comunque li vedrete indossati. Di questi ho preso un 39, caso strano. Secondo me vestono abbastanza largo, perché io normalmente porto un 39-40 e già il 39 mi sta proprio non abbondante, però quasi. In realtà forse potevo provare anche un 38, però ho pensato, questi principalmente li ho presi per l'inverno perché io sono iper mega freddolosa, quindi ho detto questi con magari sotto un calzettone e sopra un pantalone o comunque una gonna con la calza, secondo me è molto utile e anche molto fashion. Ah, vi dico anche i prezzi, questo l'ho pagato 23 euro e il maglione che abbiamo appena visto 16. I prezzi di Primark diciamo che si sono un attimo gonfiati. Mi ricordo tipo 5-6 anni fa quando andai a Londra e che c'erano le cose che veramente
sembrava che te le tirassero dietro, non lo so. Non lo so, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete notato questa cosa del Primark. Non che, nel senso, comunque 23 euro per un paio di stivali, comunque va bene. Però mi ha fatto solo un po' strano, perché appunto io ero abituata ai Primark del 2016, tipo, che veramente le cose te le tiravano dietro. Quindi non lo so, fatemi sapere. Vi faccio vedere le scarpe, come fittano. A me piacciono tantissimo, poi appunto come me le rimmaginate, con questo gambaletto ci sta un sacco. Forse sarebbe stato meglio tipo un gambaletto di un altro colore, perché appunto lo stivale si perde un po'. Super approved. Il tessuto è un po' rigido, secondo me devono essere un po' utilizzati per camminarci bene, perché non riesco a camminare con fluidità. Però dai, sono molto belli, sicuramente dopo un paio di volte che si utilizzano prendono la forma del piede e siamo a posto. Continuiamo con l'ultimo capo di abbigliamento che ho comprato. Altra cosa mainstream, ragazzi, sto diventando una basic bitch. Forse lo sono sempre stata, chi lo sa. Ho comprato un bellissimo balaclava. Lo voglio troppo provare, perché è una cosa che, non lo so, va un sacco. Mi piace molto il colore, questo tipo khaki. Mi piace molto questo colore. Costava 6 euro, quindi ho detto, dai, lo compriamo, lo proviamo. L'avevo immaginato anche sopra a un maglione che ho sul marroncino. Quindi, insomma, secondo me ci sta molto bene. Il tessuto direi che non mi dispiace per niente. Il maglione che vi ho già fatto vedere, secondo me, è un po' più morbido. Anche questo non è che è tutto in carta pecorito. È morbido anche questo, però quello là era veramente morbido. Comunque, secondo me, questo tessuto non è niente male. Poi mi piace molto anche che abbia i due laccetti per stringerlo e allargarlo. E comunque, a parte il fatto che sia molto di moda quest'anno il balaclava, ma anche in realtà un po' l'anno scorso, l'ho voluto comprare perché, appunto, io super freddolosa, ho detto, secondo me questo, soprattutto in vista dell'inverno e visto che dovrò andare a lavorare in scooter, direi che questo è d'obbligo, ragazzi. Ed ecco qua anche il balaclava, mi piace un sacco con appunto il maglioncino che avevo pensato di abbinarci. Allora, il colore non è proprio esattamente lo stesso, è un po' più chiaro questo qua, questo più marroncino. Ma comunque non mi dispiace per niente. Io mi sa che terrò i capelli fuori, perché dentro mi sento pelata, tipo. Mi piace un sacco, è super caldo anche questo, perfetto per l'autunno barra inverno. In più si può tenere anche tipo giù, così, un po' tipo cappuccio. Comunque fa sempre molto da sciarpa. Cosa ne pensate? Mi piace un sacco, forse mi piace di più tirato su, anche dietro questo effetto che fa. Davvero super, forse un pelino stretto, cioè mi sento un po' il collo strozzato, però sicuramente più si usano i vestiti, più si riesce a trovare la quadra un po', ma questo mi piace un sacco, molto bello. Finiti i vestiti, ma non è finito l'haul, perché ragazzi ho comprato un sacco di trucchi che vi farò vedere veramente velocemente, perché voglio farci un video a parte in cui proveremo appunto i trucchi di Primark. Io nella mia vita ne ho provati un paio, ma non so effettivamente la loro qualità. Quello che so è che veramente questi hanno mantenuto i prezzi dell'epoca, perché il trucco più costoso che ho comprato è costato 4,50 euro, ovvero questo illuminante, che è molto figo, guardate. Ve l'ho detto, ve li faccio vedere velocemente, perché insomma ve li farò vedere meglio nel dettaglio nel video apposito. Poi ho preso un mascara Dramatic Lash, questo pagato 3 euro. Poi ho preso un contour stick in crema. Sapete che adesso mi sto un po' addentrando nel mondo dei prodotti in crema per la base e non mi ferma più nessuno, perciò ho preso anche un blush in crema, questo sempre pagato 3 euro. Poi cosa ho preso? Ah, ho preso un fondotinta, questo expensive, mi ero dimenticata, expensive per modo di dire, perché ho pagato questo fondotinta ben 6 euro, un fondotinta illuminante per la mia pelle secca, secca come il Sahara. Poi ho preso un concealer molto easy, quello che mi sembrava migliore, ma in realtà vi dico la verità che a Bologna, nel Primark di Bologna, non c'è una vasta scelta di make up. Infatti non sono
sono riuscita a trovare una palette decente, cioè di palette ce n'era una e sembrava una di quelle palette tipo nei giornaletti del Cioè, veramente colori bruttissimi, sembrava più una palette di blush e contour piuttosto che una palette di ombretti. Sinceramente volevo provare gli ombretti del Primark, non c'erano neanche dei pottini singoli, ho detto piuttosto che prendere una palette che so già che userò in questo video, poi non la userò mai più perché i colori proprio non mi piacevano, erano osceni, ho detto vabbè, no, farò senza ombretti, ma vedrete che un make-up bello lo riusciremo a tirar fuori. Infine vi faccio vedere gli ultimi due prodotti make-up, che sono un eyeliner nero che ho pagato ben 1,50 euro, una tinta labbra che è questo colore molto bello, non vedo l'ora di vedere come performa, mi piace veramente un sacco il colore, ho pagato 3 euro anche questa, e una matita per le sopracciglia che ho pagato 2,50 euro. Per oggi è tutto con questo haul, diciamo che sono stata molto felice, il Primark regala sempre gioie e dolori perché comunque è sempre pieno di gente, è sempre tutto in disordine, insomma è un po' faticoso fare shopping da Primark, devo dire la verità. In più sarà anche il fatto che non sono più una che apprezza più di tanto lo shopping in negozio, sinceramente sarò un po' pantofolaia, però io ultimamente prediligo di gran lunga lo shopping online perché non devi stare lì a provare le cose, clicchi ed è già nel carrello, non devi fare file, insomma comunque è sempre una grande emozione andare dal Primark perché rimarrà per sempre nel mio cuore, ero super innamorata di quel negozio all'epoca delle superiori, 2016-2015, così era tipo la stella polare dello shopping. Comunque ho notato che all'interno di Primark ci sono vari stili, un po' di tutto, che comunque è una cosa che apprezzo molto, nel senso che è molto versatile ed è un po' per tutti, grandi, piccoli, più giovani, più vecchi, quindi insomma sono contenta. Tutto sommato sono molto soddisfatta di questo shopping, spero che questo haul vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando mettete like e commentate, io vi mando un bacione e vi aspetto nel prossimo video, mi raccomando. Ciao!